Siamo a Stat in provincia di Taranto, un bellissimo e simpaticissimo evento di comunità, una cena di comunità con un titolo, una intitolazione significativa: Stat a tavola con Nu, quindi Stat nel senso di Stat comune e Stat, usando l'espressione dialettale, stai con noi, state a tavola con noi. Ho al mio fianco la dottoressa Debora Artuso, che è l'assessore alla cultura del comune di Stat, una iniziativa in questa fine estate, anzi in questo inizio di autunno. L'estate? Non estate, però grazie al cielo il tempo è clemente, una bella serata, ventilata ma piacevole, un modo per stare insieme in un momento di aggregazione ma anche di storia, perché attraverso questa cena si vuole rivivere tutto il Novecento e ci sono dei tavoli tematici decennio per decennio con delle specialità culinarie ad hoc e un look anche dei partecipanti ad hoc, insomma si rivivono i vari decenni. Allora, assessore, sappiamo che questa idea è partorita dalla sua mente feconda. Diabolica. No, diabolica, no, per carità. No, sì. Fossero tutti gli assessori della provincia ionica così diabolici. A dir la verità, già quest'inverno abbiamo organizzato una mostra che ho trovato davvero illuminante, una proposta dell'Arci, la quale associazione ci ha proposto come amministrazione di riempire il vicolo del centro storico con foto d'epoca, per far rivivere il centro storico con quei volti, quelle persone, quelle vite che lo hanno attraversato. Ho trovato questa idea geniale e insieme alla Proloco e gli assessorati all'ambiente e alle attività produttive ho pensato di trasportare tutto nella cena di comunità, quindi rifesteggiare insieme il Novecento, scegliendo il decennio che ci ha fatto magari sognare di più, il più significativo, e portando a tavola i saperi, i sapori, i profumi, la moda del decennio scelto. E il risultato, devo dire, ha sorpreso anche me, perché gli statesi hanno giocato molto con la fantasia, ci sono dei tavoli che davvero rubano l'immagine ai film, veramente ricostruiti con attenzione filologica, e questo mi fa piacere perché vuol dire che l'idea ha funzionato. E ci sarà una giuria che è fatta di esperti. I vari tipi di premi. Certo, abbiamo in giuria intanto due chef dell'Istituto Alberghiero di Crispiano, l'Elsa Moranti, un cuoco di Statte, uno chef affermatissimo, e poi ci sono esperti in moda, in storia e tradizione, quindi ognuno potrà partecipare per il suo. I cuochi parteciperanno ai premi legati alla gastronomia, i diciamo fantasiosi potranno giocarsela con il premio moda e con il premio tavolo. È un modo certamente per far sì che i giovani abbiano modo di conoscere usi e costumi per loro sconosciuti. Gli anziani invece, le persone di quell'epoca, potranno così farsi accarezzare dai ricordi. Esattamente questo è il pensiero che mi ha attraversato nel momento in cui abbiamo elaborato questo progetto. Un modo per far vivere ai ragazzi il nostro senso di comunità, questi ragazzi che generalmente il sabato sera vanno in discoteca o al pub, quindi farli giocare con la moda. Infatti ci sono dei tavoli fatti da ventenni, da trentenni, che davvero hanno studiato i famosi anni 50, e poi le nostre cuoche che invece si possono misurare con le loro tradizioni. Tavolo Tropical. Sembra di sì. Tanti colori, anche questo misto di frutti. Un tavolo tropical con un misto di frutta. Voglia d'estate. Voglia d'estate, ma anche tutto questo è legato alle origini della nostra capogruppo Gabriella De Pace, che è argentina e quindi ha portato un po' della sua tradizione, del suo paese, anche qui a Statte, e quindi voglia d'estate. Eccoci qui in un altro tavolo, vedo degli occhialoni, a cosa si ispira questo tavolo? Questo tavolo è un anni 50 e si ispira alla dolce vita.
Beh, si vede il look godereccio. Abbiamo un'americana anche che arriva dall'America. Where do you come from? Il vinile non può mancare, ecco qui il nostro sottopiatto. Bellissimo, eh? Originale, originalissimo. Angelo Villani, presidente del Consiglio Comunale di Statte, un uomo del popolo, perché questa sera anche lui vuol divertirsi e presenta un look che a cosa si riferisce? Allora, ringrazio intanto tutti i cittadini che stanno partecipando stasera a rendere bella questa serata per il nostro comune. Io partecipo con il tavolo, con i miei amici, che si chiama Dolce Vita, ispirazione anni 50. Se notate, dovrei assomigliare a Fonzarelli, quindi è un richiamo ai famosi anni 50, gli inizi del boom. La giacca di pelle, come si chiama? Il chiodo. Il chiodo, storico. Storico chiodo è questo qua, originale. Quindi tenuto come un cimelio. Bravo. Ci sarà da divertirsi. Grazie. Vediamo l'assessore Deborah Artuso a capotavola. In questa tavola bellissima anni 50, di cui io diciamo partecipo, ma devo dire che tutto è stato fatto da altri. Questa cosa è un qualcosa di ripieno? Questo dipende da chi l'ha preparato. Cipolla, focaccia con la cipolla. Trattenetemi un trancio. Tranquillo, se vuoi anche filoncino, mortadella e provolone piccante. Colpettone di melanzane, un po' che rispecchia un po' quella che è l'arte culinaria di quei tempi, insomma. Anche di questi, fra poco lo sperimenterò. Un altro assessore, Armando Grassi. Lui è assessore del comune di Statte alle attività produttive. Vediamo una ghirlanda, una collana con dei fiori multicolori, quindi un qualcosa di eccentrico, di variopinto. Cosa rappresenta? In realtà abbiamo voluto fare il cosiddetto tavolo tropical, quindi volevamo... Vieni Agnese! Il bello della diretta! Praticamente volevamo fare qualcosa di colorato, di vivace, quindi abbiamo intitolato il nostro tavolo Tropical e ognuno di noi ha individuato, come dire, dei colori. Io sono in dress code glicine. Pensavo... Che decennio del Novecento è più o meno? No, abbiamo deciso di rappresentare gli anni Ottanta, diciamo, tendenzialmente gli anni del colore, della vivacità, e quindi tendenzialmente era legato a questo. Qui vorrei sottolineare poi oltre... Vi sentite un po' figli dei fiori? Ma no, questo... diciamo che le ghirlande sono un ulteriore contributo che abbiamo voluto dare, ma proprio per dare colore, ecco, noi prendiamo con grande gioia questa serata che, come dire, riprendo le parole che la collega Deborah Artuso ha manifestato a più riprese, ovvero comunità, fare comunità, essere insieme, divertirci, cercare anche di dare il giusto rilievo anche a determinate situazioni, ovvero noi qui questa sera daremo 5 cestini premio che sono frutto delle attività produttive del nostro territorio e quindi dei prodotti a chilometro zero. Quindi io faccio un ringraziamento particolare alle aziende agricole del nostro territorio che si distinguono in particolar modo per l'olio extravergine biologico di oliva, i nostri panifici e il caseificio che abbiamo sul nostro territorio. E poi è bello, assessore, amministrare col sorriso. E nell'ottica che la comunità statese sia una grande famiglia. Esattamente, perché è l'unico modo per poter avere sempre contezza e rispetto del territorio. Cioè noi amministriamo non col sorriso sempre, amministriamo col dovuto rispetto per il nostro territorio e quindi oggi vogliamo godere insieme al nostro territorio sorridendo. Ecco, grazie. Devo dire molto
all-in, molto elegante. Grazie. Vedo piatti con colori sobri. Cos'è? Porcellana, ceramica? Sì, sì, in pratica noi abbiamo rappresentato la Puglia in tutte le sue essenze. E ci sono due tavoli in realtà, uno che rappresenta la terra e l'altro che rappresenta il cielo di Puglia, il cielo terzo di Puglia. E questo binomio tra azzurro e bianco, come sono i colori del cielo. Come la di mare, anche come il mare, no? Come il cielo, come noi, il cielo con le nuvole e il mare con la schiuma di mare. Però ora mi devo spostare dalla nonnina, che sicuramente starà preparando le cosiddette, come? Adesso lo faccio. Le chiancarelle. Chiancarelle e le macarone. Come sono? Beh, li devo assaggiare, per ora sono... Le assaggio, ma che li... Questi sono buoni, ti piacciono? Li assaggerò con piacere. Intanto assaggio uno di questi. Il tavolo delle coppie, del matrimonio. Questo. I confetti sono originali. Del 1960, originali. I confetti ricci. I confetti ricci sono di adesso, però si usavano allora come si usano adesso. E allora uno lo assaggio. Sì. Allora voglio dare qualche altra informazione. Noi abbiamo fatto la pasta al forno come si faceva una volta, con le ziti spezzati. Le polpettine piccole piccole. La scamorza, la mortadella, il formaggio e il sugo. È quella, vero? Quella. Allora, devo dire la verità, l'entusiasmo in questo momento è il pollo arrostito con le patate. Perché allora, quando ci siamo sposati, quello si usava. Che tavolo è questo? Mi hanno ispirato le cozze ripiene. Esatto, esatto, cozze tarantine, quella è una ricetta di Tarantino. Sente l'odore. È troppo buono. Certo, ora finisco. Quindi il tavolo dedicato? Questo è agli anni 60 veramente, però abbiamo preparato cibi che si rifanno alla nostra tradizione. Tra un tavolo e l'altro, un assaggio e l'altro, ho visto i giurati. Devo dire che due sembravano i signor No di ricordando Mike Buongiorno, no? Il famoso notaio. Ora, scherzi a parte, come va il lavoro? Procede bene e siamo contenti del lavoro di ricerca che c'è stato, perché si vede che il risultato deriva da un lavoro di ricerca sia per quanto riguarda il vasellame utilizzato, il tovagliato, la cura nella scelta dei dettagli. Abbiamo visto addirittura dei confetti cannellini di 50 anni fa, del 1960, ovviamente non si possono assaggiare, però ecco, la ricerca c'è stata. Ecco, e poi quindi voi di tavolo in tavolo valutate e poi ci sarà la classifica finale. Sì, adesso valutiamo, diciamo, l'aspetto scenografico del tavolo, poi valuteremo il piatto che verrà presentato per il concorso e quindi lì ci sarà la valutazione sull'assaggio. Una tavola ben imbandita, di ogni ben di Dio. Allora, cosa rappresenta, cosa si ispira e parliamo proprio delle specialità culinarie. Allora, si ispira agli anni 50, infatti il servizio da tavola è degli anni 50, quando si è sposata mia madre. Qui abbiamo il piatto che andrà alla giuria, che è una polenta pasticciata. Non è di qua, però è stato importato qui a Statte, dal Veneto, dalla suocera di Clara Carpino. Un altro tavolo, abbiamo visto delle zuppiere che si sollevano e abbiamo visto cosa sono lì.
involtini fumanti, braciole, orecchiette. Bracioli di cavallini e orecchiette con sugo di bracioli di cavallini. Belli fumanti. Belli, sì, profumati e non vediamo l'ora di mangiarle. E siamo al tavolo anni 40. Sì, abbiamo preparato i fagioli borlotti alla messicana col peperoncino e la cipolla rossa. Poi abbiamo fatto le orecchiette con le rape, poi le olive soffritte. E fave verdura con i peperoni e olive e poi le melanzane abbottonate con l'aglio, si chiamano, col pomodoro fresco fritte e poi fatto con il pomodoro. Ok. Allora, qui abbiamo l'agnello con i piselli, che è un piatto tipico tradizionale degli anni 40 nella popolazione di Statte. E qui abbiamo, sempre tipico degli anni 40, alici arraganate. Il tavolo del centro sociale, anno 2000, parliamo delle vostre specialità. Certo, pasta al forno, melanzane grigliate, peperoni ripieni, calamari ripieni e poi ci sono tanti contorni. Ci sono verdure grigliate, verdure grigliate e panini farciti, cosa sarà? Cos'è? Una frittata, un rotolo di frittata di zucchina con un letto di insalata. Tavolo ricco, micifico. Ricco. Cosa rappresenta questo tavolo? Allora, rappresenta gli anni 50, tempo della vendemmia, quando c'era un po' di tutto, friselli. C'è una bella pizza ripiena. Questa è la cipod, la cazzata, qua cipod, olive, capperi. Poi è un frisellone, vedo. Un frisellone. Là c'è il seguito. C'è il seguito che l'amico. Poi vedo anche dei dolcetti. C'è di tutto. Ecco, parliamo con l'amico dei dolcetti, vediamo un po'. Allora, intanto questa è un'opera d'arte, questa frisella. Questo è il piatto che presenteremo alla giuria. Questo tavolo rappresenta la vendemmia del 1950, con la frisella, perché quel periodo, quando si vendemmiava, cosa si poteva mangiare nelle campagne? Una frisella condita con pomodoro, cipolla. Era l'alimentazione più semplice e più sana. Sana. E quindi questa sera noi abbiamo presentato. Ecco qui, anche qui, pomodori. Ecco qui, vedete, pomodori giustamente per condire. Beh, io una di queste me la devo assaggiare. Un tavolo reale, quello della Italcave Real Statte, futsal femminile, calcio a 5, Serie A. Bene, noi stasera abbiamo voluto partecipare con questo tavolo, ci abbiamo messo pochissimo tempo ad organizzarlo, però 25 anni di grossi sacrifici, come potete vedere i risultati sono in parte su questo tavolo stasera. È una lunghissima tavolata, comprende tutti coloro che fanno parte di questa società, ci sono le calciatrici, ci siamo noi tifosi, ci sono i dirigenti, c'è il mister che da 25 anni con tanto amore e tanto sacrificio segue queste ragazze. Mister, quasi più di Ferguson come permanenza sulla panchina. Beh sì, parecchi hanno fatto questo paragone. Mi collego alle parole che diceva Rosa, poche ore per realizzare questo tavolo. Perché fatto con tanto amore e passione. Tanto amore e passione, però tanti anni di sacrifici per riuscire ad arrivare oggi a stare qui tutti insieme. Questa è una squadra famiglia, è una squadra dove multietnica, perché ci sono sedute qui, stanno sedute giocatrici brasiliane, argentine, spagnole, marocchine, oltre a statesi e tarantine, ed è una squadra che ancora va avanti a livello dirigenziale e come staff tecnico solo per pura passione. Quindi è una realtà che credo va avanti, durata non è importante essere il club più titolato d'Italia, dico io, ma è quello di essere il club più longevo d'Italia. Vedevo le vostre coppe e per un attimo, così, da juventino mi era parsa la Champions, ma ormai è un incubo per noi.
No, no, arriverà, anche io sono juventino, ma la Juve fa bene, prima o poi arriverà anche per noi la Coppa. Speriamo! Abbiamo assistito ad una performance eccezionale, come sempre, di Roberta Di Laura, ballerina e coreografa, una figlia della nostra terra. Il significato di esibirsi in un palcoscenico, certamente non come quelli, i palcoscenici internazionali, però in un palcoscenico, in uno scenario che sa molto di famiglia. Assolutamente sì, ogni palcoscenico ha il suo valore e questo qui sul quale ho avuto l'onore di ballare questa sera mi riempie di orgoglio e di emozione, poiché non è un luogo sparso nel mondo, un luogo dove capito, è la mia terra e sono molto contento. Andiamo a ritroso agli anni 20, guardate il look con tanto di papillon e camicia rigorosamente bianca. Chi parla? Eccoci qui. E allora, parliamo un po' delle vostre specialità, intanto un'eleganza proprio sopraffina. Grazie. 100 anni quasi. Quasi 100 anni, sì, assolutamente. Allora, i nostri piatti, partiamo con una zuppa rivisitata con legumi e un misto di legumi, con pancetta croccante e cipolla caramellata. Questo è il primo. Poi abbiamo le classiche polpette al sugo con gli involtini e poi la torta caprese proprio negli anni 20. Tavolo 14. E allora, scopriamolo. Allora, il tavolo, il gruppo che rappresenta Acquasele, è un piatto tipico salentino ma molto conosciuto nel nostro paese, in questo territorio Stat. E ho voluto rappresentare questo piatto perché rappresenta un po' il piatto della povertà degli anni 50. Diciamo della semplicità. Della semplicità, sì, perché non era altro che una rimescolanza di tutti gli ingredienti che uno riusciva a recuperare, tra cui i famosi pomodori. E siamo agli anni 90. Precisamente anni 90. Il nostro tavolo si chiama Lemon Tree,
ispirato a una canzone degli anni 90 e in tema abbiamo portato la crostata di limone che gareggia questa sera, vedremo. Vedo tanti dolciumi. Sì, sì, ci sono i tarallini al vino bianco, le noccioline dolci con lo zucchero. Il limoncello fatto in casa anche quello. Tutto giallo. Tutto giallo. Un altro tavolo, cosa rappresenta? Statte in grisa, perché è un musical famoso, uscito negli anni 70 ma ambientato negli anni 50 e quindi è questo quello che rappresentiamo. Abbiamo cercato di vestirci come i personaggi di Grease, di rappresentare lo stile del pub e come piatto noi presentiamo un secondo piatto intitolato Danny Zucchini's Burger, che non c'è al momento e... Va bene così! Grazie! E allora, il tavolo rappresenta... Anni 70... Abbiamo preparato una torta che si faceva all'epoca, vabbè 60, 70, 80, era la torta di compleanno che facevamo in casa. Non c'era la panna, usavamo per favore, tutto genuino. Sì. Della giuria crema, a tavolo per gli assaggi. Pan di Spagna, crema e sciileppo, come si dice. La presentatrice di questa magnifica serata, la collega Maristella Baggiolini, beh, in questo momento di sosta ci stiamo un po', stiamo peccando e stiamo gustando stiamo mangiando, dillo. Davvero delle pietanze, delle specialità culinarie eccezionali, caserecce, naturali, legate alle tradizioni. Sì, cioè, devo dire la verità, tanto entusiasmo che viene dalla convivialità dello stare assieme, però c'è un messaggio che attraverso questa iniziativa secondo me passa diciamo sotto traccia, ma che è opportuno invece evidenziare. Le comunità sono belle quando si incontrano e oggi questa comunità è bellissima perché mette insieme il medico, l'operaio, l'amministratore. Senso della comunità. Senso della comunità, si vive così. Quindi probabilmente se questo è il messaggio che parte da Statte e che dovrebbe partire e dovrebbe arrivare in tutte quante le amministrazioni comunali, vivete le piazze. Serve a stemperare le tensioni, a essere tutti uniti. Vivete le piazze, vivete le piazze. Signore e signori, è un grande onore per noi, l'ho già detto prima. Si è esibito in un pezzo di tradizione, ma adesso c'è, diciamo, la farina di quel mugnaio che l'ha resa internazionale. Tratto da Paquita, un brano della tradizione classica, signori e signori, ancora una volta per noi, in esclusiva per noi, Roberta Di Laura. Sindaco, un statte a tavola con lui che veramente ha raccolto un risultato enorme, una grande partecipazione popolare,
uno stare insieme, un riscoprire le nostre tradizioni, l'idea di una città partecipata con un'amministrazione che si è confusa con i cittadini all'insegna dello stare insieme, della buona tavola, del divertimento, del ballo, della musica. Ma sicuramente questa è la seconda edizione, tentiamo sempre di migliorare, stare con i cittadini, con i miei concittadini, non può, io posso essere orgoglioso di questo, io di questo lo sono. Stasera questa partecipazione di tutta questa gente non può che riempirmi di gioia. Questa sera ci sono anche delle persone che si sono vestite, anche alcuni suoi assessori. Alcuni assessori, beh, siamo tra la gente, non siamo come... E però... esibisce un look oxfordiano. Vengo da altra la festa dell'unità, lo so. La festa dell'unità, e come giusto che sia mi hanno invitato ed era doveroso portare il saluto anche dalla nostra concittadina. Dico, una festa bellissima, il tempo è stato anche dalla nostra parte, anche settembre avanzato. Io spero che si siano divertiti i nostri concittadini, sicuramente hanno cenato abbondantemente, adesso balleranno sicuramente, e quindi un grazie a tutti loro. Io mi auguro che questa manifestazione continui negli anni e che si migliori di anno in anno. L'anno prossimo faremo qualcosa di diverso, qualcosa ancora più bello. Angelo Miccoli, assessore all'ambiente del comune di Statte, già sindaco. Beh, il suo pensiero, il suo stato d'animo, le sue sensazioni su questa serata all'insegna della comunità. Sì, è una serata che ripropone quello che è già avvenuto l'anno scorso, e per questo l'amministrazione ha ritenuto di continuare questa esperienza, diciamo così, positiva, proprio perché questa serata è una serata di comunità, è una serata in cui ci si incontra all'insegna del buon cibo, a chilometro zero, e dove c'è questa competizione sana, infine simpatica, e che comunque la cui finalità è quella di far stare insieme le persone, quindi in una piazza, nella piazza del comune di Statte, che è l'Agorà, che è il luogo dell'incontro. E poi questa biopiazza si presta davvero per le sue dimensioni. Sì, è una piazza che abbiamo voluto fortemente proprio per ridare l'identità a un comune che è stata per tanti anni periferia del comune di Taranto. Noi abbiamo veramente investito nei luoghi dell'incontro, come questo, come altri, affinché questa comunità potesse ritrovare la propria identità. E quindi diciamo, non solo questo, ma altri punti di cui questo comune si può fregiare, che servono appunto per far incontrare le persone e per rendere questa comunità. Va alle pasticciotte.
vale la pena. Signora, per favore, premio emozione va al gruppo folk di Tartiene, giusto? Scusate, venite, venite, venite a ritirare il premio. Il premio all'allestimento del tavolo, il tavolo più bello, il più curato. Secondo la giuria di questa edizione, il premio è andato al tavolo La Dolce Vita. Il secondo anno! Tavolo Duccio. Prego, prego, prego. Secondo anno di questa manifestazione che facciamo, ma questo è stato solo e solamente grazie al lavoro che hanno fatto queste due splendide signore qua. Dovete stare calmi, dico, queste due signore che hanno dato il meglio di loro stessi fino alle 20, le 22 la sera. Il nostro barbuto che è lì, che è a mezzo servizio da noi, ma si dedica più delle 24 ore. E quindi la Debora, venite insieme. Debora, inviti dei pazzi. Dico, veramente è un gruppo che lavora veramente solo e solamente per il bene di questa comunità. Io grazie a loro, al lavoro che fanno quotidianamente, riusciamo a fare anche queste cose, queste piccole cose che fanno diventare grande una comunità. Grazie, l'anno prossimo sicuramente migliorerà.